A quanto pare De Ventil, la combinata grossa, per sbaglio ha pubblicato nelle sue storie Instagram un messaggio ricevuto dal suo coach che lascia intendere che il suo prossimo match sarà contro Jack Hermanson. Nello screen pubblicato nelle sue stories si vedeva chiaramente un messaggio ricevuto dal suo head coach, l'head coach del team Cowboy, Colin Heron, che diceva: Hermanson ha accettato Maynard, matchmaker della UFC. Ha detto che avete lo slot di main event, no problem. Poco dopo, De Ventil ha eliminato questo screen dalle sue stories, uno screen che aveva pubblicato in realtà per evidenziare un altro messaggio che aveva ricevuto. Comunque, appunto, un'oretta dopo più o meno la pubblicazione, questo screen è sparito. Non sappiamo se l'abbia cancellato lui stesso, se sia stata la UFC a dirgli di cancellarlo. Comunque l'ha cancellato perché in teoria non doveva svelare questa trattativa, questo match ormai che sembra quasi in dirittura d'arrivo, nel senso che appunto diceva: Hermanson ha accettato, avete lo slot di main event, quindi diciamo che c'erano già molte informazioni definite e il fatto che Till abbia ricevuto questo messaggio dal coach fa pensare che anche Till fosse d'accordo. Poco dopo, sull'account Instagram del team Cowboy è stata pubblicata una storia con Till e il suo coach dove la didascalia diceva proprio: il training camp di Devin Till è cominciato. Come abbiamo detto in uno dei video pubblicati in giornata, sembra che UFC 277 con Kamaru Usman e Leon Edwards come main event potrebbe effettivamente svolgersi il 23 luglio a Londra. Ma ci sono dei rumor che vedono la UFC fermarsi nel Regno Unito per 2 settimane consecutive e l'idea sarebbe una fight night a Liverpool, questa volta il 30 luglio. Quindi la data iniziale di Liverpool, che doveva essere il 23 luglio, sarebbe sostanzialmente solo posticipata di 1 settimana, se tutto andrà secondo i piani. Questo anche perché nel messaggio si parlava chiaramente di main event. Qualora invece UFC 277 non dovesse svolgersi a Londra e quindi dovesse saltare per Londra Kamaru Usman contro Leon Edwards, molto probabilmente la Fight Night, che a quel punto si potrebbe svolgere o a Londra o a Liverpool, non è chiaro, verrebbe anticipata la Fight Night in cui è previsto il main event fra Till e Hermanson al 23 luglio e il main event sarebbe quello. In ogni caso, come al solito, appena usciranno informazioni più dettagliate, noi vi aggiorneremo, ma la cosa importante è che appunto sembra che il training camp di Devin Till sia effettivamente cominciato. Sembra che, secondo quanto rivelato per sbaglio da Devin Till, il main event di una card, di una fight night che si svolgerà in Inghilterra, comunque molto probabilmente a Liverpool, sarà appunto Devin Till contro Jack Hermanson. Questo vuol dire anche ovviamente che Devin Till viene escluso automaticamente dal novero dei possibili avversari per il nostro Marvin Vettori. Vedremo se la UFC a questo punto davvero riproporrà il matchup con Robert Whittaker. Comunque, per questo video è tutto. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, fateci sapere che cosa ne pensate e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!